Subito a una mamma, allora, insomma, qual è la difficoltà che si incontra oggi nell'affrontare la vita quotidiana e soprattutto nel voler far praticare l'attività sportiva al proprio figlio? Le difficoltà sono quelle di dover destinare una parte delle risorse che sono destinate al budget familiare a uno sport. Poi dipende dallo sport che sceglie il figlio, perché ci sono sport che hanno un costo maggiore rispetto ad altri. Pattinaggio artistico a rotelle dipende dal body che viene scelto, dagli spostamenti, quindi dalle città in cui si tengono i campionati, le gare, le esibizioni. Quindi lì c'è poi da pagare l'albergo, il viaggio. Io l'ho sempre accompagnata perché sono una supporter, una fan e quindi le seguo, sono un gruppo. E le spese non si possono quantificare, sì. Oltre a quella che è la spesa della retta che paghiamo, di quello che è la retta mensile. Ma le spese sono ben alte, solo, se lei pensa che solo un paio di pattini di preagonistica costano intorno ai 350 euro. Però. Certo. Stessa domanda la rivolgo a Manal. Manal, anche lei ha le stesse difficoltà, immagino. La difficoltà sì, cioè, diciamo, le famiglie della mia fascia, tra virgolette, diciamo così, ne risentiamo ancora di più, perché ovviamente io ho una famiglia numerosa, non ho solamente un figlio e diciamo comunque che in questa difficoltà comunque mi è stata presentata anche una buona opportunità. E i miei figli comunque partecipando comunque a diverse attività extrascolastiche, tramite conoscenze così siamo venuti a sapere appunto di questo sport senza frontiere che ci permette di diciamo, usufruire dello sport a costo zero. E sono contenta comunque che mi avete coinvolto in questa giornata molto bella e sono contenta di dover dire appunto che noi, diciamo, nonostante lo sport, diciamo, sia a zero, proviamo comunque difficoltà a dover andare avanti, perché ovviamente, cioè, la situazione nazionale è questa. La signora Bianca, abbiamo sentito Ismail. Vorrei da questa parte del tavolo ascoltare Chiara Muglia, che fa parte del comitato WISP di Roma. Prego. Sì, io rappresento la WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, e da quest'anno ho anche fondato un'associazione sportiva dilettantistica con altre ragazze che non superano i 30 anni. Perché noi abbiamo anche una grande missione. Noi siamo cresciuti in un ente di promozione sportiva come la WISP, che è stato anche un'ancora di salvataggio per noi, perché in un quartiere limitrofo il Fulvio Bernardini è un punto di riferimento importante, soprattutto perché se molti di noi non sono diventati ragazzi del muretto o comunque non sono caduti in determinati giri e ambienti, è stato grazie ai ventenni di 20 anni fa e quindi di quando sono nata io che hanno creduto in questo progetto. E quindi oggi noi a 20 anni ci mettiamo dall'altra parte, ci mettiamo a servizio dei bambini che crescono nelle nostre periferie. Purtroppo anche parlando con i genitori mi è capitato di percepire veramente tanta preoccupazione, perché i bambini di oggi molte volte sono chiusi a casa dietro un computer, dietro la PlayStation, dietro altri, e non hanno più un confronto nemmeno tra di loro. A scuola una volta noi giocavamo con, io ricordo benissimo, nome, cose, città, animali. Oggi i bambini molte volte non sanno che cos'è. Tutto questo è stato sostituito da altri giochi. Lo sport è principalmente condivisione, aggregazione sociale. Io e te siamo sconosciuti, giochiamo nella stessa squadra, in quel momento abbiamo un obiettivo comune e io imparo a fidarmi di te, indipendentemente dal colore della tua pelle, indipendentemente da dove vieni, da quale fascia sociale appartieni, io e te in quel momento abbiamo un obiettivo comune. Ecco, per questo io credo nello sport e credo nella WISP e in tutte quelle persone che come noi hanno questa meta, questa mission, e per questo diciamo abbiamo fatto questa scelta, e per questo noi e tutto lo staff del Bernardini e della WISP di Roma fa questo. Visto che in Italia dal 1913 un CONI inizialmente così, senza nome, e poi con nome, che ha fatto i suoi 100 anni, ha svolto il ruolo di ministro dello sport, io continuo a chiedere che il problema, lo sport nella scuola, lo sport della famiglia, diventi argomento primario del CONI,
Adesso pensiamo ai giovani, pensiamo ai ragazzi e alle famiglie, salvo i 350 euro dei pattini, che bisogna trovare qualcuno che li dia un prezzo diverso, perché costi tempi, non c'è trippa per i pattini. Ai pattini torno da lei, a che cosa si deve rinunciare? Cioè, a che cosa voi in famiglia rinunciate? Si può rinunciare a una settimana bianca, si può rinunciare a quelle che sono le vacanze dell'estate, se ne fanno di meno, se ne fa una settimana in meno. Si può rinunciare a quelle che possono essere tutte le cose superflue e che comunque fanno male ad atleti, perché comunque quello che c'è come contropartita è importante, perché non è solo accontentare un figlio e una passione, ma è comunque permettergli di diventare un adulto sano. Io per esperienza credo che un altro problema che abbiamo in Italia e soprattutto da Roma in giù è l'impiantistica sportiva. Cioè non si investe da non so quanti anni nell'impiantistica sportiva. Io pratico il pattinaggio artistico in una pista... Noi ce la mettiamo tutta, dissestata, con quei costi noi pattiniamo all'aperto, i nostri bambini pattinano all'aperto, questo vuol dire che investiamo tantissimo e quando piove noi stiamo a casa, ci accontentiamo dei landroni, abbiamo trovato soluzioni folli, non avendo nessun Posso tipo di risposta, purtroppo delle volte nemmeno dal CONI. Un nostro collega che era qui ieri ha una squadra di pallavolo femminile, è dovuto andare a Rovigo. Perché non c'è una palestra per fare il lavoro della pallavolo a Roma, mica a Canicattì, a Roma.